Ciao ragazzi, un'altra giornata fantastica, vlog, c'è anche Freddy, and let's make Freddy Haig. So, now I'm gonna take... perché lo dico in inglese? Adesso andiamo a prendere un pochino di pacchetti mostra e facciamo fumare a Freddy una o due mostre della sativa e poi iniziamo, andiamo a fare delle cose in giro con Freddy. Oggi dobbiamo girare un video rap. Sativa in the morning, make me super... It's sativa? Yes. Everything. 31 strains of sativa. Oh, my. Why did they even give you indica? I ask, I can have the indica. No. Oops. Immaginate essere giudice dell'edibles. Cioè, James Wong, not the last. How are you doing? How are you doing the edibles? Like you stay home they one week? No, you just need to try and but because strong is because you fuck it. Oh, you hard. Yes. You need to eat every day different edible and not smoke. Yes. You know? It's yeah. Hard. It's super hard. And if it's 31, it's 1 month. 1 month of edible. Do not do nothing, just taste. Sono uscito con Freddy che stiamo andando a girare delle riprese di un video mio. Rap! Che non vi spoilerò perché tanto lo vedrete. Poi dopo dobbiamo andare nel club che vi dicevo, dove c'è il meet and greet con la gente, e dobbiamo andare a fare appunto un meeting, a vedere un attimo il clubetto, a beccare uno degli organizzatori dell'evento, così vi faccio vedere in anticipo questo club. Intanto mo vado a girare con Freddy, vi faccio vedere anche il posto dove stiamo andando a girare. Ragazzi, guardate che posto bellissimo, siamo a girare nel retro di un bar antichissimo di Barcellona. Guardate ste pareti, che cosa cacchio c'è sopra. Olympic. Olympic Bar Barcellona, il bar delle Olimpiadi. Ora almeno, guardiamo di che anno, Sì. Allora ragazzi, abbiamo girato la scena nel video bar, siamo passati un attimo, che non ve l'ho shottato, da Dream, mi hanno dato la cassa di Crown Zenith, Zenith Supremo, non so se aprirla o no, porca miseria, la apriamo o no? Decidete voi nei commenti se aprirla o no, che ve la faccio, vi apro almeno un pacchetto nel video dopo. Ci sono due James in questo momento. C'è un domino di Barcellona che è aperto da sempre, però tiene i palloncini dell'inaugurazione aperti, così che la gente pensa che siccome c'è l'inaugurazione c'è un prezzo più basso. In realtà il prezzo più basso c'è in tutti i domino di Barcellona, ok? C'è un super stick, quindi andiamo su dai palloncini. Cioè, vedete, ci sono i palloncini, anche se non sono in inauguration time. Allora ragazzi, sono arrivato a Super Siberia, che è il club dove ci sarà appunto l'evento il 5, questa domenica. Un sacco di persone del mercato, dell'ambiente, della cultura saranno qua a fumare tutti assieme. Poi vi farò anche vedere l'evento, però guardate, intanto questo è un club fantastico, guardate un po', ma vi faccio vedere un giro del club. Qua abbiamo una sala comune enorme, fantastico. Poi ragazzi, cosa non indifferente, cioè guardate che belli che sono i bagni di sto club, cioè sembra un ristorante, ma guardate, porco Dio, mi sono spaventato a vedere un coglione che camminava, sono io. Questo è uno specchio, rende tutto quanto profondissimo. In realtà i lavandini sono due, ma se noi ci mettiamo qua, vedete quanta profondità, bellissimo. Poi qua un po' l'entrata, questo è una delle mie cose preferite di questo club. Qua invece andiamo al secondo piano, che è più area, diciamo, chill out and work. Qua infatti c'è un biliardino, vedete, bello, c'è un biliardo. Poi guardate che bello, praticamente c'è questa terrazza qua.
che si affaccia sul piano di sotto dove eravamo prima, che si raggiunge con questa scala. Ah, siccome non voglio essere egoista, farò aprire i pacchetti di Pokémon a persone nel club. Vediamo cosa trovano. Let's go! This, that's it. Show to the camera. Show to camera? Yes, what you got? Perfect. Astro! Who Astro card? It's for game. Ninetales. Okay. Ninetales. Yes. Oh, Alakazam Radiante is a good... Oh! Oh, you find a card that I really need and it's... See? Oh, there we go! Nothing for Freddy. No. For us and for the people it's a pain. Let's go. Oh. You fucking lucky guy. The trainer gallery card. Alright. Beh raga, oggi decisamente giornata meno impegnativa di ieri e di quella precedente. Comunque mo vado a casa. Spero che riesco a farvi vedere al più presto le riprese anche del video nuovo che abbiamo fatto. Sistemo un attimo due cosette, fumiamo ancora magari una o due strains, vi aggiorno su quelle che ho provato. Una news, cacchio, hanno dissato Ugo Borghetti, hanno dissato Borghetti, quindi mo quando torniamo in casa ci sentiamo il diss di Borghetti, ci fumiamo veramente, ci scassiamo di bong e chiacchieriamo un attimo e chiudo il video. Grazie di tutti i commenti positivi che state facendo ai video vlog. Sappiate che da parte mia è veramente uno sbattito, un impegno farli, però veramente mi basta anche solo un commento al giorno che mi conferma che a qualcuno, anche solo a uno, piace questa roba e la faccio. A me sinceramente mi tiene attivo molto mentalmente, fisicamente e anche sulla tabella di marcia delle cose da fare. Adesso vi dico anche un po', domani probabilmente andremo in palestra, quindi vi faccio anche vedere un pochino la mia palestra. E, domani ci sono un pochino di cose, fasi preparatorie, perché poi appunto da domenica, regà, eventi su eventi su eventi. Qua siamo per il bario, la gente ti guarda male con la telecamera, manco fossi minchia un poliziotto. A me poi. Insomma è un bario abbastanza. Qua siamo nel centro del cuore del Raval, ragazzi. Quindi dicono che è proprio il quartiere più pericoloso di Barcellona, però vabbè, io ormai sono qua da tanti anni, quindi chill, siamo tranquilli. Oh, perdona, siamo tranquilli. Minchia, ha dato un colpo a una borsa di uno, ma ha guardato col coltello in mano. Okay. Allora, sarà aperta la Roasticeria? La Roasticeria? La Roasticeria? Sì, si è aperto il tabacchino, ha aperto la Roasticeria. Entriamo, va? Pieno di cose buone. Polli buoni. Hai mucha cosa. Non sei, è venuto e pensato. È venuto e pensato che ya no había pollo a questa ora. Però medio pollo, puedo comprarlo medio. Ok. Medio pollo con. Papas tienes? No? No, allora spera, poi io no. Mira, siamo così. I... Qual ha puesto ya? Ah, i tortellini. Perfetto. Vediamo come stanno i tortellini. Il posto si chiama Queenies. Ma è Queenies. Di Queenie. In inglese. Veramente top. Adesso infatti andiamo a casa e facciamo un rosticceria rating. Ma tanto so già che sono cose buone, però le voglio vedere un pochino più da vicino. Vamos! Ragazzi, tortellini di Queenie's testing. Sono buoni. Allora, è buono, c'è da dire che il sugo ovviamente non è il tipico sugo italiano, però è un sugo di pomodoro con un soffrittino di cipolle tagliate grosse e un po' di formaggio,
che ovviamente non è grana, però per essere una rivisitazione del tortellino fatta da Queenies, che di dove sarà lui? Kanye? Parati del de donde es? Parati SC de donde es? Non so se sono filippino. Brava. Mi sembra filippino come sì. Eli. Come mio amico Eli, muy trabajador. Filippini, esatto. Minchia, tortellino filippino. Considerando che è un tortellino filippino, gli diamo. Un tortellino filippino, gli diamo un 8. Di che sono, di carne? Siamo bravi, però è un tortellino filippino. In Italia un tortellino così prende 2. Ma qua comunque loro spaccano, perché è proprio una roba conduzione familiare. Quindi si nota proprio che hanno il modo di fare. Ha il sapore della nonna. Della nonna, esatto. Infatti, ragazzi, a parte il tortellino. Com'è che era? Il tortellino filippino. A parte il tortellino filippino, questo qua mi sono sbagliato, pensavo che fosse della verdura grigliata, tipo uno spezzatino di verdure, uno stufato di verdure, però in realtà è lo spezzatino di manzo, e me l'aveva anche detto, però che era manzo? Non avevo capito. Che manzo? È l'ombre della vacca. Toro? Che? Un toro, non ci sono, cioè, manzo, pechegno. Allora, l'uomo della vacca è il toro, ma quando è piccolo è un vitello, manzo, giusto? No. Ci sono le mucche maschio che non sono tori? No. Toda la mucca, ombre son toro. Ternero? Uno pequeñito. El ternero es el cuando es pequeñito, no creció todavía grande. Y cuando es grande è un toro. Dipende se ti amo. Tutte le mucche adulte maschio sono tori. Veramente? Sei sicura? È così? Lo sapete quando si dice mangio il manzo. Non so che manzo. Ragazzi, c'è un tilt, tilt mentale. Ci sono anche Borghetti ed altri su Discord, se li sentite in retro sono loro. E devo prendere un break da... Sono un coglione, sono un coglione, stavo dicendo. Devo prendere un break, devo fumare una... Ah, no, no, giusto, tutto giusto. Catterò la parte del sono un coglione. Praticamente devo fumare 31 strain di erba sativa entro il 7. Ma oggi, scusatemi, prendo un break un secondo, mi fumo un bong di fumo, perché a me l'erba sativa dopo un po' proprio a posto, raga. Hanno dissato Ugo Borghetti, la traccia la trovate sul canale Ratto Clips, vi metterò il link qua sotto. Si chiama Roma vs Empoli, che è appunto la partita dove ci sono stati danni allo stadio tra tifoserie, e dove Borghetti si è portato a casa un trauma cranico molto forte, cioè molto, un trauma cranico abbastanza invasivo per la stabilità mentale di alcuni giorni del signor Borghetti. E durante questo crollo di stabilità mentale è lì che arriva questo canale Ratto Clips, dove viene caricato questo dissing a Ugo Borghetti. Andiamo a vedere. La giornata in fasi, 30 anni non batte così le fasi. Ah, è proprio. Ah, è proprio divido la giornata in fasi, 30 anni e non fa tempo sulle basi. Giochi con le piste, non parlo di sciari. Mettiti lo schimas perché fai vomitare. Trocio per la Roma, in prima linea derby. Ti sei fatto picconare da due serbi. In prima linea derby ti sei fatto picconare da due serbi. Su Fortnite si sa già chi perda. Stai meglio su Steam a scrivere ratto merda. Oh, lui t'ha rotto il culo, Borghè. Lui t'ha rotto, cioè lui va più a tempo di te, Borghetti, scusa. Anche... Allora, è bellissimo. Allora, scusatevi, perché la carico su YouTube. Quello che sentite è sia Borghetti da una parte che le persone che l'hanno dissato dall'altra. Ok? Quindi, cioè, comunque, Borghetti, tu cosa hai da dire? Scusami. Il rapper mi ha mai dissato perché sono tutti.
almeno mi ho dovuto fare dissa da due amici per divertirmi. Porco due, regà, veramente. Comunque, veramente, il secondo chi è che rappa? Ratto. Il primo è Flavietto, il primo si sente proprio la borgata. La traccia sarà... In realtà sarà... Comunque ragazzi, andate sul canale Ratto Clips, il secondo che rappa è Ratto, e proponete un featuring col vero Borghetti. Niente raga, direi che anche sto video giunge al termine. Comunque, cos'è la Davadù? La Davadù è una festa dove i migliori estrattori del mondo si incontrano e scambiano informazioni, e ovviamente estratti si fuma, fumeremo estratta di sue cose, e tutti assieme in un posto. Quindi è una grande festa dei fumatori e degli estrattori. Tra lunedì mattina, poi ci muoveremo, mi sembra, da lì a in un altro club, se bene ho capito, però partiamo dall'RDM lunedì mattina. Mentre invece domani mattina ci dobbiamo svegliare presto e andare alla presentazione delle prime marijuane Thai, che in un modo o nell'altro sono arrivate a Barcellona. Quindi le andiamo a vedere, le andiamo a provare e... Raga, davvero grazie per il supporto che state dando a questi video, tutti i commenti, lo ripeto. Ci vediamo domani. Da James Bong è tutto, e ricordatevi, chi non stappa non spacca.